sviluppo di questa città e il suo periodo d'oro nel VI secolo avanti Cristo, in pieno periodo d'oro della civiltà micenea, quindi è coevo e ripreso. La guardiamo con attenzione perché arriveranno sulle coste italiane, una serie di vasi corinzi che ci fanno parlare da Paestum a Pompei, a Reggio Calabria, Sibari soprattutto, riusciranno a fondare gran parte della civiltà, proprio per il fatto stesso di essere una città che si espandeva non per esuberanza della sua forza lavoro, ma per esuberanza della sua forza economica. Quindi, nell'intessere questa serie di rapporti sulle rotte mediterranee, arrivando fino sulle coste spagnole tranquillamente, sulle coste africane con grande facilità, è dimostrato di essere una grande città imprenditrice, una grande città di navigatori e di importazioni ed esportazioni. Addirittura il canale era stato pensato e ideato, ma di difficile realizzazione, e quindi l'istmo era attraversato dal Diolcos. Le navi venivano svuotate delle loro anfore, caricate, tirate in secco e fatte rotolare attraverso un percorso super stradale dal mare Ionio al mare Egeo per affrontare le diverse rotte possibili lungo tutto l'arco del Mediterraneo, sia a est che a ovest. Ma andiamo a vedere le sale. Chiudete. Ci stanno problemi forse. Buongiorno, sta a posto? Sì. Da che? Pausania, Polibio, tutte le fonti che parlano di. Grazie.
Buongiorno. Uno spettacolo, guarda là, hai richiesto la divinità. Oggi noi facciamo queste cose per mettere un telefonino in aria. Loro invece facevano questa divinità a braccia aperte per accogliere un'altra statuina che veniva posta nell'interno. Uno spettacolo. Io mi la decorazione, fatto con quattro felline, si capisce che era vecchio, ogni quale. Fuori alla porta sta scritto periodo preistorico, il lamine d'oro. Ah, i pigliani. Si fermano a braccia aperte, B, la divinità. Ah, sì. No, questo si metteva così per bere. Bere direttamente. Ah, ok, questo è da S. Thompson. Carl William Blagan. Il periodo romano, l'arrivo, ecco, a lui, imperatore. Eccolo qua, questo è il simbolo protagonista del museo. Cariatidi a cappello frigio, no? Prigionieri orientali messi in maniera. Giotti, pastelli Giotti, che cosa può fare tutti questi cerchi di. Thank you.
centrale più importante di Corinto. E perché hanno ricostruito l'angolo? Hanno ricostruito una parte dell'angolo, oltre che la facciata, per dimostrare delle cose importantissime, delle peculiarità architettoniche di grande riflessione. C'è una correzione tra questa colonna all'angolo e le altre che scorrono lungo il lato destro e lungo il lato sinistro. Questa è la sua facciata, 1, 2, 3, 4, 5 colonne, mentre invece il tempio si allunga verso il lato dove sorge il sud. La correzione è costituita dal fatto che questa dell'angolo è tenuta leggermente nella parte alta, leggermente pendente avanti, in modo da operare una correzione. Quando l'architettura passò dalla costruzione dei templi fatti in legno, Olimpia addirittura, grande tempio di Olimpia, una delle ultime, una colonna era in legno, proprio perché si stava procedendo gradualmente alla sostituzione di quelle in legno con quelle in pietra. Quando l'architetto e gli architetti greci passarono del periodo dorico, perché il capitello è quello lì, del tempio di Nettuno a Bestum, no? Lo leggete chiaramente, la colonna è unica e non è fatta a rocchi, ha le 22 scannellature, 20 scannellature, poi con l'andare del tempo e per renderle più snelle saranno 22, ma adesso nella fase iniziale sono 20. Benissimo. Quando passò si rese conto che questo blocco di pietra geometrico e preciso e costruito aveva necessità di alcune piccole correzioni da apportare proprio nelle quattro colonne dell'angolo, in modo che all'osservatore le linee davano l'idea di stare dritto, correggeva quel, mentre se non ci fosse la correzione apparirebbe aperto in alto, mentre invece con la correzione appaiono dritte nell'angolo. E la correzione veniva fatta anche nel piano di appoggio delle colonne, non rendendo solamente la colonna leggermente pendente in avanti. But your deck